perché prima quando ho fatto la battuta anche col sindaco diceva io sono venuto quest'anno per realtà raccolgo i frutti di cose giustamente programmate e fatte uno sposo. Io lo dico una frase chiara, io sono orgoglioso di essere qua. Dottor Trentacarlini, il dirigente scolastico di questo istituto, questa bella iniziativa dell'inaugurazione di una nuova aula multimediale, un vanto anche per l'istituto. Assolutamente sì, è un risultato fondamentale, importantissimo per l'istituto, ma in particolare per i bambini e le maestre che hanno partecipato a questo progetto della Samsung School dell'anno passato, che adesso è arrivato a compimento. Loro hanno creato un prodotto multimediale su una tematica di una sala alimentazione, una tematica ambientale, partecipando insieme a altre 400 scuole d'Italia, e sono arrivate tra le prime 10 e hanno vinto un'aula digitale, un'aula quindi dotata di LIM e di supporti multimediali, quindi 25 tablet per poter poi quindi implementare un tipo di didattica laboratoriale mediante l'uso delle tecnologie digitali, quindi un risultato veramente che ci dà orgoglio, l'orgoglio alla scuola, l'orgoglio al nostro personale che di una professionalità veramente encomiabile, ai nostri alunni che sono anche divertiti tantissimo a fare questo lavoro. Lei come dirigente è arrivato quest'anno in questo istituto, ha trovato già delle realtà, ma sicuramente ha delle idee future. Beh, sicuramente, dobbiamo proseguire su questa strada, perché questa è la strada giusta. È chiaro che adesso siamo un po' limitati, che magari non tutti i plessi sono dotati delle tecnologie adeguate per poter in qualche modo attivare una didattica di questo tipo, però quello è il nostro scopo, perché in questo modo si mettono in moto una serie di competenze trasversali che fanno crescere i bambini, i nostri alunni in modo totale, a tutto tondo. Su questa è la strada giusta, quindi partecipare a progetti che ci possano far arrivare ad avere dotazioni multimediali, ma soprattutto chiaramente ci deve essere una formazione da parte degli insegnanti. In questo senso stiamo già lavorando in tal senso, sia come istituto singolo sia in rete con altri istituti, per formazione sulla didattica per competenze, sulla didattica mediante l'uso delle tecnologie digitali. La Samsung ha portato gioia in questa scuola di Castelnuovo, portando una LIM e dei tablet per un concorso a cui ha partecipato a questa scuola. Sì, Samsung non ha portato gioia in questa scuola, ma sono i bambini di questa scuola di Castelnuovo che con tanto entusiasmo e voglia di fare hanno aderito al progetto Smart Coding, un progetto che ha toccato oltre 1000 scuole italiane, dal quale appunto è stato anche realizzato un concorso, hanno partecipato oltre 500 scuole in Italia e questa scuola è stata meritevole, insomma è stata giudicata come una delle 10 migliori scuole in Italia. Proprio per questo abbiamo pensato di omaggiare questa classe con una classe digitale Samsung che permetterà loro di continuare a fare didattica divertendosi utilizzando la tecnologia. La scelta quindi di Samsung di stare vicino all'istruzione è un motivo anche importante. Diciamo un po' in cosa consisteva questo concorso. Questo concorso vuole avvicinare i ragazzi al mondo del coding, al cosiddetto pensiero computazionale. Pensiero computazionale sembra una parola molto difficile, in realtà significa avvicinare i bambini a pensare in maniera libera, non per compartimenti stagni e non solo semplicemente avvicinandosi a singole materie didattiche, ma avvicina un pensiero trasversale. I ragazzi quindi sono stati invitati a realizzare un progetto, si sono divisi in gruppo, si sono organizzati, hanno scelto quelli che erano i ruoli all'interno del gruppo per arrivare a costruire un qualcosa, quindi c'era chi si occupava di grafica, chi si occupava di regia, chi si occupava anche di stabilire quelle che erano le regole del gioco, e questo ha fatto venire fuori un pochino quello che i ragazzi hanno dentro, quindi il ragazzo un pochino più introverso, magari poco propenso alle materie umanistiche, è venuto fuori invece in altre cose più vicine alla programmazione, più vicino all'informatica, ma in realtà il pensiero computazionale si adatta a qualsiasi tipo di materia, tant'è che hanno collaborato insegnanti di inglese con insegnanti di scienze, di storia, insomma veramente una bella storia di collaborazione e di integrazione all'interno della classe.
la sua sensazione oggi, la sua emozione, possiamo chiamarla, a stare insieme a bambini e vedere il loro entusiasmo, com'è stata? Io amo veramente andare all'interno delle scuole, devo dire che mi sento una privilegiata perché comunque faccio un lavoro veramente bello e stimolante, e poi tutte le volte che entro nelle scuole mi avvicino un pochino a quella realtà della vita, insomma la vita quotidiana, e a un lavoro veramente importante che i nostri educatori, che gli insegnanti fanno all'interno della scuola, quindi da professionista, in questo caso rappresento Samsung, ma anche da genitore, è veramente motivo di orgoglio incontrare degli insegnanti così motivati e che sanno veramente dare, trasferire questo entusiasmo agli studenti. Forse cose già scontate, comunque molto originale, però per me non era una novità, nel senso che io me l'aspettavo da quelle maestre che conosco da anni, che stimo tantissimo, e quindi congratulazioni di nuovo. Dottoressa Di Nicola, dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale e anche cittadina di Castelnuovo. Una gioia avere questa possibilità nella scuola, una LIM, una classe attrezzata con la LIM. Certo, una grande gioia. Sono appunto una cittadina di Castellalto, quindi sono doppiamente orgogliosa di questi risultati della nostra scuola, doppiamente perché appunto in quanto cittadina di Castellalto, in quanto appartenente al corpo scolastico, cioè appunto alla scuola di Castellalto, ma adesso anche come dirigente dell'ufficio scolastico regionale, quindi diciamo della comunità più ampia della scuola abruzzese. È una grande conquista per la nostra scuola, ciò significa che anche noi nel nostro piccolo siamo capaci di raggiungere grandi risultati con gli strumenti poveri che abbiamo a disposizione. È un orgoglio, sono veramente orgogliosa di questi risultati della nostra scuola, e so che loro, i ragazzi insieme con gli insegnanti, ne sapranno fare un ottimo uso, un ottimo utilizzo. Sindaco, un'aula multimediale, la scuola di Castelnuovo al tempo pieno, un ulteriore passo importante per portare queste scuole alla digitalizzazione completa. Sì, è davvero un piacere e un onore aver ricevuto, io lo chiamo un premio anche alla comunità, no? Di questo tipo. Un complimento ai ragazzi. Il lavoro, la strada è quella giusta, le innovazioni e la digitalizzazione delle scuole è un passaggio prima ancora che obbligato, dovuto, perché dobbiamo far maturare l'idea che la scuola è un sistema complesso anche di relazione e relazione con l'esterno. La didattica che si sposa con progetti più ampi non può che far solo bene alla scuola. La scuola di Castellalto dal comune sta sempre seguito in modo oculato, ha sempre fatto tanti lavori, continua a fare dei lavori. Abbiamo concluso, ancora c'è tanto da fare? No, c'è tantissimo ancora da fare. Alla scuola, all'istituto comprensivo e ai suoi docenti va dato davvero merito di coltivare con passione il loro lavoro. A noi, alle istituzioni, va il compito di dotarle ancora di più, queste scuole e queste strutture, di altri servizi come centri per fare sport, lavorare ancora di più sul progetto alimentare e sulla mensa, e creare veramente una scuola del futuro, che è la scuola delle relazioni, dove la socializzazione viene messa al primo posto. Ecco, su questo c'è ancora tanto da fare, ma siamo pronti a voler fare tutte le cose che servono. La scuola a tempo pieno di Castelnuovo Mano, la scuola primaria, ha una nuova LIM e un'aula multimediale, grazie a due classi, la quarta e la quinta, che hanno partecipato l'anno scorso a un concorso. Parliamo con la responsabile di plesso, la maestra Pina Barone. Allora, com'è andata questa esperienza? È stata bellissima, ci ha dato modo di lavorare tutti insieme, e grazie insomma alle colleghe fantastiche che ho e ai nostri bambini soprattutto, perché comunque quando è il momento di fare le cose sul serio sanno sempre insomma dare il massimo. E un'esperienza meravigliosa, bella, poi soprattutto il risultato che era veramente inatteso, insomma soprattutto insomma per noi è stata veramente una grande, grande conquista. Una piccola scuola che ottiene un così grande premio, per noi è stata una grande conquista. Maestra Luciana Di Canzio, l'altra collega che ha collaborato in questo progetto, alla fine eravate un po' stressate nel prepararlo, ma i risultati ci sono stati.
Sì, è vero che è stato molto impegnativo sia per noi insegnanti che per i bambini, però il risultato è stato magnifico e meraviglioso, quindi tutto il resto poi passa in secondo piano. Cosa hanno detto i bambini quando hanno saputo della vittoria? C'è stato un urlo in classe terribile, ma non ci credevamo, proprio è stato inaspettato e finché non è arrivata la LIM per noi era proprio un sogno. Maestra Pina, nel video alla fine avete fatto anche un invito a vincerla voi. Sì, però è stato un invito veramente molto spontaneo, perché i nostri bambini sono molto molto spontanei. Evidentemente l'invito è stato accettato, ma sicuramente anche perché il lavoro è piaciuto. E adesso? E adesso riproviamo con qualcos'altro. Proveremo col nuovo concorso, ci hanno proposto di ripartecipare, le nostre colleghe soprattutto dopo questa esperienza sono anche molto motivate, anche le colleghe delle altre classi, quindi sicuramente anche loro riusciranno a fare un bel lavoro. Voi siete anche le maestre d'inglese, come la sfrutteremo questa risorsa della LIM nuova? Già la stiamo sfruttando perché i bambini stanno ascoltando un video in inglese e quindi sono già immersi nella lingua inglese e questa ci darà l'opportunità proprio di vedere, ascoltare non solo siti in inglese ma anche tutto un lavoro fatto in inglese.